Bentrovati con l'informazione di Termoli TV, due incidenti in pochi minuti e a distanza l'uno dall'altro. Tutto poco dopo le 21 di ieri sera, lungo la statale 16 tra Termoli e Petacciato, una moto è finita rovinosamente a terra, un giovane centauro è finito in ospedale, ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Più rocambolesco invece l'incidente è avvenuto qualche minuto dopo sulla strada provinciale che collega Termoli a San Giacomo. Un furgone si è ribaltato sulla carreggiata, ad avere la peggio un signore disabile che è stato trasportato in ospedale. Avrebbe riportato solo qualche trauma e una ferita al volto. Illeso il conducente del furgone, sul posto misericordia 118, carabinieri e vigili del fuoco. Ma vediamo le principali notizie del giorno. Non sarebbe in gravi condizioni l'uomo alla guida del tir carico di barbabietole che questa mattina si è ribaltato a pochi metri dallo zuccherificio del Molise, ma sulla strada interna che porta a Porto Cannone. 30 tonnellate di barbabietole si sono rovesciate sull'asfalto, mandando in tilt la circolazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la misericordia e il 118, mentre per i rilievi è al lavoro la polizia. Non è ancora chiaro come mai il tir di grandi dimensioni è finito con lo sportello del lato passeggeri sull'asfalto. L'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco che l'hanno estratto dall'abitacolo ed è stato subito medicato dai sanitari e accompagnato al pronto soccorso. Preoccupazione per la perdita di gasolio ingente, ma i pompieri si sono messi subito al lavoro per mettere in sicurezza la zona. Sul posto si è formata una lunga coda di mezzi pesanti che stavano per raggiungere lo zuccherificio. Fischi e delusione da parte dei tanti cittadini che ieri sera si sono recati come di consueto sul lungomare nord di Termoli per il tradizionale incendio del castello, ma a causa del forte vento l'incendio è stato rinviato a stasera, motivo principale la sicurezza stessa degli spettatori, ma la serata comunque fino a mezzanotte è andata avanti con la band posizionata davanti all'Hotel Mistral e i lidi tutti aperti con la musica. Tantissima la gente è arrivata a Termoli per l'occasione che probabilmente tornerà questa sera per non perdersi lo spettacolo pirotecnico. La sua identità ovviamente non è stata svelata, ma il titolare della tabaccheria di Via Sannitica, Donato Di Rado, ci ha raccontato che la termolese, che questa mattina è entrato nell'esercizio, per prima cosa ha esposto le sue lamentele per via dei fuochi pirotecnici di ieri sera annullati e poi ha comprato un gratta e vinci. Dopo qualche minuto il fortunato ha trovato nel suo grattino il miliardario da 5 euro, un lingotto che gli ha portato a vincere 10.000 euro. Stupore e incredulità negli occhi del vincitore, che ha solo detto «Viva San Rocco!». Il grattino vincente è il numero 16, ci ha detto il titolare. Oggi è 16 agosto e non a caso. Il numero in questione nella smorfia napoletana è molto fortunato. Queste le notizie per voi. Vi ricordo che se avete segnalazioni potete contattarci a redazione@termoli.tv. Grazie per la cortese attenzione. Buona giornata.